c'è l'Italia divisa in zone? Rossa, arancione, gialla? I colori magari sono sfumati in qualche modo perché giallo, arancione e rosso sono delle gradazioni, insomma, ma però credo che sia necessario perché è difficile fare di tutte le erbe un fascio, quindi penso che sia utile essere in qualche modo più attenti dove c'è maggiore diffusione del virus. E dove si possa essere un po' più tolleranti, dove invece il virus è poco diffuso. Quindi lei dice chiusure differenziate vanno bene perché curano in maniera sartoriale in qualche modo. Le chiedo però se lei si aspettava che Milano fosse zona rossa e se lo ritiene necessario. Ma io me l'aspettavo in qualche modo perché è una grande città. E le grandi città sono quelle che hanno risentito di più di tutte le vacanze e di tutte le cose strane che non si dovevano fare durante il periodo post-lockdown. E certamente Milano è una di queste città e quindi qualcosa si deve pur fare. Certo, avrei preferito che fosse stato fatto 3 settimane fa o comunque all'inizio di ottobre, quando era già evidente che eravamo in una fase di espansione del virus. E senta, professore, quando ad un certo punto si è cominciato a parlare di lockdown generazionale, lei cosa ha pensato? Ma io ho un po' un conflitto di interesse, avendo Lo so! 92 anni, E glielo naturalmente chiedo apposta! ho un conflitto di interesse, ma io penso che in linea di principio è un errore perché le persone anziane, da tutti gli studi clinici che conosciamo, hanno bisogno di esercizio fisico, hanno bisogno di esercizio intellettuale, hanno bisogno di mantenere importanti relazioni sociali perché la mancanza di questo finisce per generare dei deficit cognitivi. Quindi io penso che è chiaro che la restrizione non è in discussione, ma una eccessiva restrizione non è accettabile perché è Perché contro, produce danno, lei diciamo, dice. produce più danni che vantaggi. E voglio chiedere.